partirei da quest'ultimo singolo di cui il titolo è Beautiful Light. Volevo che tu mi raccontassi proprio come è nato questo brano, quindi anche le esperienze che ti hanno portato a comporre questo singolo. Sì, allora, c'è stato un periodo quando avevo appena iniziato col mio progetto solista, che col mio amico fotografo Marcus Sottocorona siamo andati in giro per zone, come dire, un po' decadenti di Milano a fare delle foto, così perché appunto volevo incominciare a fare un sito, eccetera. E mentre eravamo in questa cascina diroccata che oggi purtroppo ormai è stata demolita, e come dire, ritrovandomi più o meno nella semioscurità, c'era questo buco quadrato nel soffitto da cui filtrava la luce, e non so, mi è venuto in mente questo paragone con la mia stessa testa, no? Di musicista, come dire, molto spesso avvolta dall'ombra, dal buio, piena di cose, come dire, oscure in cui l'arte, diciamo, la musica getta uno spiraglio di luce, dà forma a questi oggetti oscuri che si trovano nella testa del musicista. E allora, diciamo, mi è venuto in mente questo dal punto di vista della tematica. E in quel giorno stavo appunto scrivendo nuovi pezzi, mi è venuta fuori questa melodia, e nel frattempo mi è tornata in mente quei pensieri che facevo in quei giorni lì, e niente, poi è venuta fuori la canzone. Beautiful Light è questa qua, diciamo, la luce che filtra da fuori nella testa oscura dell'artista. Vorrei fare un piccolo passo indietro e tornare sulla situazione di Milano. Mi hai detto che comunque siete stati in zone che non sono proprio ben curate, non c'è stata magari una giusta attenzione, correggimi se sbaglio. Ad oggi, quindi, qual è secondo te la Milano a livello musicale, quindi quanto è cambiata e cosa e come viene rappresentata oggi? E Bella domanda. se c'è un collegamento anche con le immagini che hai suggerito tu, anche perché comunque penso che tu stia parlando delle periferie di Milano, giusto? Sì. Ma allora, dal punto di vista musicale, se vogliamo, come dire, della scena musicale, no, non so dirti molto perché no, non sono mai stato uno particolarmente bravo a frequentare vari giri, eccetera, per cui vedo quello che vedono tutti, ossia che c'è stato, soprattutto poi dopo questa emergenza da virus che c'è stato, come dire, un trauma molto forte alla fruizione stessa della musica, per cui la vedo molto dura, però come sempre, insomma, la musica è una di quelle espressioni che non moriranno mai. È vecchia quanto l'uomo, per cui in un modo o nell'altro la musica continuerà sempre a esistere, no? E dal punto di vista della città, sì, diciamo che io sono proprio affascinato dalla decadenza, dai territori un po' in rovina, le cascine diroccate, le fabbriche dismesse, tutte queste cose qua che ci sono in tutte le città, ovviamente, e ci sono in gran parte anche a Milano. Anzi, ultimamente con la gentrificazione si tende a rendere più carine anche le periferie, perché anche per attirare, no, nuove persone. E questo, se da una parte dici bello, perché alcuni angoli che un attimo prima erano solamente, come dire, cubi di cemento grigio, diventano belle casette, un po' più di verde. Dall'altra parte quasi quasi ti dispiace perché, come dire, l'anima più come dire, tra virgolette, proletaria della città, vedi che incomincia a dissolversi, e quasi come se si volesse un po' nascondere la parte che non ci piace della città, quella meno appariscente, no?
Per cui, come dire, dico che la gentrificazione mi spacca in due, nel senso che da una parte mi piace anche, non so, vedere i nuovi grattacieli, le nuove cose eclatanti che offre la città, dall'altra parte, appunto, mi dispiace vedere che questo alle volte ammanta un po' di ipocrisia a certe zone della città. Insomma, sono molto combattuto fra l'amore per le rovine e comunque il piacere nel vedere le cose nuove, ecco. Ok, musicalmente, quale genere, quali sono state le influenze che ti hanno permesso di raccontare questa decadenza? E perché hai scelto proprio quei punti di riferimento? Allora, le influenze maggiori forse che ho in questo momento, in questo progetto, arrivano probabilmente da Chris Cornell, Jeff Buckley, questi cantanti, come dire, alternative. È un po' difficile per me riuscire a dire esattamente quali sono, le influenze che ci sono dentro questa musica, perché, vabbè, io vengo. Anticamente vengo dall'hard rock, dai Led Zeppelin, dagli Aerosmith, poi, come dire, ho incominciato ad ascoltare tanto dal metal più estremo al blues più classico, fino al prog, qualsiasi cosa, per cui tutte queste cose si sono veramente mescolate in una maniera che è anche per me difficile da distinguere. In questo video in particolare di Beautiful Light sicuramente mi ha aiutato molto anche i dipinti di Tom Porta, che quando li ho visti, vabbè, io un po' qualche anno fa ho conosciuto Tom, che è un grandissimo pittore, insomma, anche una certa fama, ma in particolare sono rimasto colpito dalla sua collezione Extinction Agenda, in cui lui ha dipinto diverse città in rovina, cioè ha trasformato in scenari post-apocalittici diverse città, ma aver visto Milano, che è la città sia mia che sua, in quelle condizioni, cioè, proprio come se avessi visto qualcuno che ha tirato, ha messo su tela qualcosa che io avevo dentro, come dire, nel mio immaginario, per cui è stato veramente naturale chiedergli, e lui molto gentilmente mi ha concesso gratuitamente di usare i suoi dipinti per il video, per cui, insomma, bisogna ringraziare anche lui per questo. Ok, perdonami, vorrei fare un altro passo indietro, sempre per quanto riguarda il tuo singolo, senza ovviamente fare polemica. Quindi questo è un brano anche un po' di denuncia della serie Beautiful Light, quello è un pezzo di luce, cerchiamo di dargli attenzione, un po' anche al discorso che facevi prima, senza Ma ovviamente stare nella polemica e in dettagli particolari, ecco. no, ma allora ci sono altri pezzi in cui ho cercato più di come dire, avere dei temi più, se non di denuncia, comunque di sensibilizzazione. Questa non in particolare, questo era proprio un mio modo per tirare fuori proprio delle sensazioni di pancia che avevo dentro pensando a quello che succede nella mia testa, semplicemente, senza nessun tipo di obiettivo, diciamo. Ok, perfetto. Infatti mi hai dato il termine giusto, quindi la sensibilizzazione della tematica. Ok, tornando a parlare di musica, tu mi hai fatto dei nomi molto importanti, che sono ad esempio Led Zeppelin. Secondo te, ad oggi, di questi grandi gruppi, di queste grandi personalità artistiche, cosa è rimasto? E se ci sono delle band, magari parliamo dagli anni 90 in poi, che hanno ereditato fortemente queste, capacità e che possono rappresentare dei nuovi punti di riferimento per le band emergenti? Ma allora, partendo dal fatto che come le Zeppelin non è mai esistito nessuno prima né dopo, che sono, come dire, un qualcosa di definirei addirittura alieno nella musica. Diciamo che secondo me ci sono alcune band che nel rock, allora. Partiamo anche dal fatto che il rock, se non è morto, è veramente in uno stato pietoso,
dal punto di vista delle nuove band, perché appunto le poche cose nuove che si vedono in giro, tipo Greta Van Fleet, a me fanno un po' ridere, sinceramente, mi fanno molta tenerezza. Sono bravi, però cioè, copiare così spudoratamente le Zeppelin, ho detto va bene, sono anche Sì. nelle influenze di un sacco di gruppi rock, però proprio fare il tributo, allora fai veramente le cover dei Zeppelin. E vabbè, a parte questo, ci sono alcune band che non sono nuovissime, che però secondo me possono rappresentare un po' dei nuovi punti di riferimento, soprattutto direi Foo Fighters e i Muse, che non sono così nuove, sono più recenti rispetto alle Zeppelin. Però diciamo che col tempo hanno saputo non solamente dire qualcosa di nuovo, ma anche di riconfermarsi nel tempo e continuare. E i Foo Fighters sono partiti da un gruppo, come dire, mi verrebbe di dire un gruppo di cazzoni, e sono diventati una band istituzionale, a momenti quasi da Bruce Springsteen, non so come dire, come tipo di istituzionalità. Cioè, i Foo Fighters sono la band americana per antonomasia in questo momento, come i Muse sono, come lo sono stati i Queen, adesso i Muse sono la band anglosassone, britannica per eccellenza. Poi magari entrambe le band oggi, come dire, sono un po' calate a livello qualitativo di scrittura, però è successo a tutti, pure le Zeppelin negli ultimi anni erano calati, anche i Queen, quindi dopo questi, ma c'è qualche band che secondo me negli ultimi anni ha saputo dire qualcosa di buono, tipo gli Arctic Monkeys, che non sono proprio una band che io ami, però ci sono un po' di pezzi, un po' di singoli che hanno veramente qualcosa di interessante. E poi mi viene da citare una band che è, come dire, molto, molto estrema in realtà, che però secondo me anche nel metal estremo hanno saputo dire qualcosa di nuovo, che sono i Gojira. Che sono la loro particolarità è anche il fatto che sono francesi. Cioè, quanti anni sono che la Francia non tira fuori qualcosa di interessante dal punto di vista del rock? Invece, questa band, più di questi, sinceramente, mi sembra che se noi facciamo il paragone con gli anni 70, c'è veramente da mettersi a piangere, obiettivamente. Questi. Mi hai fatto tutti i nomi non italiani, quindi stai passando il messaggio che in Italia, secondo te, non ci sono delle band che possono in qualche modo rappresentare un po' il rock, anche se possiamo dire c'è stata un po' un'evoluzione, quindi anche qui usare il termine rock è un po' pericoloso, proprio perché ci sono state delle evoluzioni a livello anche delle sonorità. Cosa pensi un po' del panorama italiano? Se c'è qualcuno, perché c'è questa mancanza, come la vedi? Allora, in maniera un po' colpevole, perché secondo me dovrei frequentare di più il giro musicale italiano e non lo faccio, come dire, per questioni spiccatamente personali, non sono particolarmente, come dire, passati 40 anni, ci sono esigenze che ti fanno optare per stare un po' di più a casa rispetto a un tempo a 20 anni, quando uscivo tutte le sere e andavo a sentirmi i concerti. Per cui non mi viene da dire proprio che non esista niente, però magari ci sono cose, band interessantissime che esistono e sono io che non le conosco, per cui non mi viene da sbilanciarmi troppo. Se parliamo della roba, come dire, mainstream, che si sente in radio, che si vede a Sanremo, non so come dire, sinceramente, cioè, si vede alcune band, se ne vedono, ma sinceramente non mi fanno appassionare molto, perché non mi viene voglia nemmeno di citarle apposta per criticarle. Ognuno fa la musica che fa. L'unico musicista che negli ultimi anni ho seguito con un certo interesse, non si può definire rock, ma non si può definire, non ha una definizione, è Caparezza. E che, partendo dal rap, comunque ha saputo cavalcare un po' tutti i generi, perché, beh, soprattutto l'album Le dimensioni del mio caos, che secondo me è il suo capolavoro, e visita
tutti, come dire, i generi più mainstream, il rap, il pop, il rock, riesce a fare bene tutto scrivendo, cioè secondo me è forse l'ultimo vero cantautore che abbiamo, con buona pace di tanti cantautori che si danno l'aria alla De Gregori, ma comunque continuano a ripetere sempre la stessa formula perché fa alternativo, diciamo. Invece uno che per me è veramente alternativo è Caparezza, si è inventato una cosa sua e ha fatto scuola. E niente, ultimamente mi è capitato di sentire qualche cantante trap che non mi ha fatto così schifo. Cioè, ho trovato delle cose interessanti che non sono rivolte a me, io non sono, come dire, il loro target di riferimento, però posso capire che in quell'ambiente lì, dopo i primi, come dire, cafonazzi, si sta cominciando a muovere un piccolo movimento di diciottenni, diciannovenni che adesso non mi ricordo neanche più i nomi, perdonami perché non è che li abbia proprio seguiti, però ho visto qualche video qua e là in cui, caspita, ma qualcuno che ha qualcosina da dire oltre la droga, la figa e i soldi, forse qualcuno c'è, esiste, per cui io gli faccio i miei migliori auguri anche a questi ragazzi, anche se non per forza imbracciano una chitarra, cioè ci sono tanti modi per fare musica, magari qualcosa di buono viene fuori lo stesso. Ok, abbiamo parlato anche dei dipinti di Tom Porta, quindi comunque c'è un collegamento tra la musica e le immagini. E correggimi se sbaglio, tu tratti anche di immagini, giusto? Sì. Tutto, cioè, se c'è un legame e che tipo di rapporto, come vivi, ripeto, se esiste legame tra queste due arti. Sì, allora io scrivo per i fumetti e per i cartoni animati, quindi non direttamente sono incapace di disegnare, però scrivo per media che hanno, come dire, la parte visuale come preponderante. E devo dire che molto spesso, allora, facendo questo mestiere si sviluppa molto la parte, come dire, immaginifica, no? Le immagini mentali, alle volte io faccio veramente, come da ragazzino, dei veri e propri sogni a occhi aperti, perché appunto sono abituato, non ho mai smesso di avere questo tipo di. Mi è tornato utile per lavoro. E questa cosa mi è utile anche scrivendo le canzoni, specialmente per i testi, perché mentre scrivo le canzoni alle volte ci metto dentro più o meno delle storie, comunque una serie di immagini. E non semplicemente parlare di io ti amo, tu mi ami, compagnia bella. Ma penso che anche alle volte mi sia stato utile per una questione, come dire, di sinestesia. Se provi a interrogare i musicisti sulla sinestesia, scoprirai che ognuno associa delle note a dei colori. Cioè, per me il re è verde. Il sole è giallo, eccetera, eccetera. E avendo particolarmente sviluppato questa, come dire, mia tendenza immaginifica, mi viene quasi da pensare che questa sinestesia mi abbia anche aiutato a trovare nuove, come dire, nuove armonie, nuovi modi di applicare gli accordi alle melodie. Io cerco sempre di, quando mi invento una melodia, di non mettere l'arrangiamento più ovvio, ma ricercare degli accordi diversi che riescano a incastrarsi comunque bene nella melodia senza essere il solito giro di do. E penso che alle volte questa sinestesia mi abbia anche aiutato. Da un altro punto di vista, però, alle volte l'ho vissuto anche, come, non so come dire, come conflittuale, dal punto di vista proprio del mestiere, cioè il fatto di fare il musicista, ma fare anche lo scrittore, per ragazzi principalmente, e proprio a livello di genere, la scrittura per ragazzi, invece questo tipo di rock che ha, come dire, non sono certo canzoni per bambini, alle volte mi ha creato parecchio conflitto. Infatti, solo ultimamente ne sto parlando, per esempio, sui social,
di questi ambiti collegati, perché per parecchi anni ho mantenuto i due ambiti molto separati. Ok, perfetto. Ma un piccolo appunto, conflitto in che senso? Cioè un conflitto personale tuo o un conflitto non... Se mi spieghi un attimino questo conflitto. Ma diciamo che alle volte, come dire, quando tendi a essere eclettico, a voler fare, saper fare tante cose diverse, alle volte finisci proprio per chiederti: ma io cosa sono davvero? Cioè, io ho molta, come dire, ammirazione per quelli che riescono a fare una sola cosa e quella cosa lì la fanno benissimo. Cioè, l'autore di graphic novel che fa solo quello, poi vabbè, magari, che ne so, insegna fumetto, eccetera, però fa solamente quella roba lì, la fa ai massimi livelli, oppure c'è il musicista che fa solamente quel genere musicale lì, non fa nient'altro. E io li ammiro molto perché dico: voi siete bravi a focalizzarvi e fare solamente una cosa. Io invece non riesco a fare solo una cosa, devo continuamente. Come dire, la creatività per me è come il buffet dell'aperitivo, devo provare tutto, no? E quindi alle volte ho provato questo conflitto di dire: cioè, io sono sia un musicista, magari nelle mie canzoni alle volte sono molto anche tristi, malinconiche, eccetera. E dall'altra parte io scrivo storie per ragazzi, allegre, anche commerciali, se vogliamo. E quindi raramente ne parlo pubblicamente, proprio perché io stesso ho questo conflitto come dire, nel focalizzarmi. Dico: vabbè, se parlo di musica, parlo solo di musica, in quel momento sono solo musicista. Faccio poi il paragone fra Paperino e Paperinik, no? Cioè, quando Paperino è Paperino, non dice nessuno di essere Paperinik, e viceversa. Più o meno questo. Oppure Dottor Jekyll e Mr. Hyde, insomma, A vedi tu. noi la scelta, insomma. Ok, Esatto. progetti futuri, nel senso, questo è un singolo che ci presenta, ci anticipa quello che potrebbe essere un album. Sì, io già ho tirato fuori tre canzoni, questa Beautiful Light è la quarta, di un insieme di registrazioni che ho fatto ormai qualche anno fa e che poi pian piano vengono mixate, eccetera. E fanno parte di un progetto più ampio che ho chiamato Out of the Box, che è la mia decisione appunto di scrivere canzoni che non avessero nessun obiettivo specifico di genere, di pubblico, ma semplicemente canzoni che venivano fuori dalla mia testa. E infatti anche come genere, se le ascolti, sembrano ognuna far parte di un progetto diverso, non so come dire. Per esempio, She Cat è una canzone molto melodica, un po' quasi bossa nova, molto, molto leggera, mentre Beautiful Light, cioè, è leggermente jazzata, un po' quasi prog in alcuni stacchi. Insomma, ogni canzone ha una storia a sé. Per cui ho cercato di metterle insieme. L'unica cosa che le unisce davvero è il sound, nel senso che quasi tutte le ho suonate con gli stessi strumenti. La mia tele, la mia Telecaster era attaccata al mio ampli con il crunch neanche troppo distorta. Giusto, l'unica cosa che cambiavo in registrazione era alzare o abbassare un pochino il gain, per il resto, stessa batteria, stesso basso, stesso suono identico su tutte le canzoni. Pochissimi altri fronzoli, ogni tanto c'è qualcosina di qualche tastiera, ma roba veramente che si sente appena in lontananza, e per il resto sono molto diverse fra di loro. Penso che quando, non so esattamente, quando mi sarò stancato di tirarle fuori una per volta, le riunirò tutte in un album boh, e poi si vedrà. Certo. Ok. Ascolti musica in vinile? Allora, nella casa in cui sto adesso non ho il giradischi, cioè ho i miei vinili, ma non ho qui il giradischi, per cui devo comprarmi un giradischi,
prima devo decidere dove metterlo, che probabilmente ci starà tipo sopra il frigo perché qua non ci sta più niente. E così potrò tornare ad ascoltare i miei amati vinili, di cui quando ero ragazzino ovviamente ci facevo una malattia. Quando tutti compravano i CD perché era la cosa figa, eccetera, io non ho posseduto un lettore CD fino al 97, perché io veramente amavo mettere su anche solo un lato di un vinile degli Aerosmith degli anni 70, magari mi riascoltavo le stesse quattro canzoni per un mese. Così avevo un po' questo rapporto quasi feticista. Hai un ricordo particolare legato a un vinile, non so, il tuo primo vinile che hai acquistato? Allora, il primo vinile che ho acquistato era Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. E passai tutta l'estate del, cos'era, 91 o 92, adesso non mi ricordo l'anno. Tutta l'estate con i giradischi che avevo in montagna, che erano giradischi di mio padre, di quando lui aveva 18 anni, per cui c'aveva la levetta per i 78 giri, eccetera, e come si chiama? L'altoparlante era nel coperchio, si tirava fuori il coperchio e ascoltavi. Io ho passato tutta quell'estate, infatti all'epoca avevo imparato tutti i testi a memoria perché tutta l'estate nella mia cameretta con quel vinile lì, quel doppio vinile lì, è stato veramente, come dire, una bomba atomica per me. Bene, e quali sono secondo te quindi i vinili che non possono assolutamente mancare in una collezione? Allora. Oltre, ricordiamo, a quello dei Red Hot Chili Peppers. Allora, Magical Mystery Tour dei Beatles, o Abbey Road, insomma, almeno uno dei Beatles dell'epoca, quella intermedia, diciamo, alla fine, verso metà fine degli anni 60, secondo me è qualcosa di immancabile. Poi uno dei primi tre delle Zeppelin, mi verrebbe da dire. Poi cos'altro? Vabbè, sono così, cioè, i Pink Floyd, bisognerebbe stare lì, Atom Earth Mother dei Pink Floyd, adesso è difficile, veramente difficile, una domanda difficile. È solamente, come dire, un invito ai vostri spettatori ad andare a vedere il lyric video su YouTube di Beautiful Light, perché secondo me, a parte la canzone, anche proprio il video che è stato fatto da Andrea Scurati, che è il video designer, sui dipinti di Tom Port, insomma, non ci sono solo io in questo video, ci sono anche altre persone molto brave, per cui mi piacerebbe che venisse visto, insomma. Assolutamente.